In questa video lezione cerchiamo di chiarire un concetto molto importante, ossia che cosa si intende per scienza dell'organizzazione. L'essere umano è per sua natura un essere sociale, lo abbiamo già detto, un essere gregario, proprio perché vive in gruppi che vanno dalla coppia fino ad arrivare a gruppi decisamente molto più ampi. L'uomo quindi agisce e si organizza all'interno di un contesto gregario e l'azienda ne è un esempio. La scienza dell'organizzazione è quella scienza che si occupa di tutto ciò che concerne l'organizzazione aziendale, dalle sue dinamiche, quindi decisamente molto diverse rispetto a quelle della vita privata, alle sue problematiche. La scienza dell'organizzazione è costituita da tre diverse teorie: la teoria dell'organizzazione, la teoria del comportamento e la teoria della consulenza. La teoria dell'organizzazione si occupa fondamentalmente di tutti i concetti e le teorie che stanno alla base di un'organizzazione aziendale. La teoria del comportamento si occupa invece di tutte le dinamiche comportamentali individuali e di gruppo che possono avvenire all'interno di un'organizzazione aziendale, come per esempio la spesso delicata relazione tra capo e dipendente o tra i diversi colleghi. Infine, la teoria della consulenza si occupa di tutte quelle strategie che vanno a delineare le varie funzioni del consulente aziendale.